Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. La pace sia con voi. A nome di tutto il Festival Francescano, il terzo Festival Francescano che si svolge qui a Reggio Emilia, è un caloroso benvenuto al Vescovo Lorenzo Ghizzoni, Vescovo Ausiliare di Reggio Emilia, in mezzo a noi per celebrare quello che è il momento più importante di questo Festival, di trovarsi insieme intorno alla mensa per ringraziare il Signore dei grandi doni che ci ha dato. E il più grande dono è stato quello di ritrovarci qui, in questa piazza, a celebrare Francesco d'Italia, Francesco che insieme a tutta la Chiesa cattolica italiana ha contribuito, noi cattolici abbiamo contribuito a costituire la nostra nazione, il senso della nostra nazione, l'unità della nostra nazione, perché crediamo fermamente che nel sentirci francescani, cristiani e francescani possiamo e dobbiamo dare il nostro contributo a costruire anche la società civile. Grazie quindi al Vescovo che qui oggi in mezzo a noi esalta questo momento di celebrazione, di conclusione di queste tre giornate. E grazie anche alla parrocchia di San Francesco con il parroco Don Francesco Ranza che ci accoglie, come già è successo lo scorso anno, nella sua comunità. Che dire, l'anno prossimo noi ci muoveremo verso altri lidi, spero ci seguirete tutti perché continuando a riflettere su Francesco e su quello che ha contribuito a fare in questi 800 anni di storia insieme agli uomini e alle donne che lo hanno seguito, possiamo continuare a testimoniare che per noi è stato tanto e che vogliamo assolutamente comunicarlo a tutti. Saluto anch'io il ministro provinciale dei Cappuccini, il ministro provinciale dei minori, il rappresentante dei conventuali, gli altri frati minori, cappuccini e anche le consacrate, le religiose francescane qui presenti e tutti coloro che hanno seguito, seguono l'ispirazione di Francesco per vivere con questa modalità il cristianesimo. Oggi è domenica, ma in modo particolare in questa celebrazione, proprio perché si pone anche nel contesto del festival, pregheremo con un'attenzione particolare a San Francesco. Disponiamo ora il nostro cuore all'ascolto della parola di Dio e all'Eucaristia, fonte e culmine della vita della Chiesa, come anche del nostro impegno per il bene comune della nostra nazione, ispirati dall'esempio di Francesco, umile e povero. Signore, tu che sei il padre degli umili, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, tu che sei la gioia dei tuoi fedeli, abbi pietà di noi. Signore, tu che sei la nostra pace, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci riconcili gli uni gli altri e ci conduca alla vita eterna. Oh,
Preghiamo. O Dio, che in San Francesco di Assisi, povero e umile, hai offerto alla tua Chiesa una viva immagine del Cristo, concedi a noi di seguire il tuo Figlio nella via del Vangelo e di unirci a te in carità e letizia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il nostro pane quotidiano, il tuo Figlio diletto, il Signore nostro Gesù Cristo, dà a noi oggi, in memoria, comprensione e reverenza dell'amore che Egli ebbe per noi e di tutto quello che per noi disse, fece e patì. Così Francesco commenta una invocazione del Padre nostro. Francesco dà alla domanda del pane quotidiano un significato cristologico. Il pane di ogni giorno, senza il quale l'uomo non può vivere, è il Figlio diletto, il Signore Gesù Cristo. Non si tratta ancora del pane eucaristico, ma Francesco pensa proprio all'accoglienza nella fede della persona di Gesù. Perché la vita del credente non ha senso se ogni giorno non si nutre della persona del Signore Gesù. E quello che lui vede in primo luogo nel mistero di Gesù è l'amore che egli ebbe per noi. Questa espressione per noi, che ripete due volte, ci richiama evidentemente le parole di Gesù nell'ultima cena. Quel pane, quel vino, quel corpo e quel sangue dati per noi, ed esprime la certezza, la sicurezza dell'uomo dinanzi all'amore incomprensibile di Gesù Cristo, tanto e grande. Dice Francesco che questo amore sia manifestato nella parola, nei gesti, nelle sofferenze patite da Gesù, tutto quello che per noi disse, fece e patì. E ancora, dice Francesco, mangiare questo pane significa accogliere e custodire nella propria memoria il ricordo di Gesù, cercare di penetrare con uno sforzo la ricchezza di Gesù, quindi la comprensione del mistero di Gesù, e anche chiede un avvicinarsi con un atteggiamento di adorazione, pieno di riverenza. Ecco cosa ci suggerisce in queste poche parole così ricche Francesco: ricordare, comprendere, adorare Gesù per tutto l'amore che ha avuto per noi. Ho voluto introdurre così il testo che in questa Eucaristia, in questa celebrazione domenicale, è quello forse più vicino alla spiritualità di Francesco, che è la seconda lettura, il famoso inno della lettera ai Filippesi, introdotto da quelle parole di San Paolo che abbiamo appena ascoltato. Un testo che è certamente centrale nella spiritualità francescana, ma diciamo è centrale perché è centrale nella spiritualità cristiana. Per tutti noi, ogni vocazione, la vocazione di ogni fedele è
questa, si è chiamati ad imitarlo nel sacrificio di sé per dare vita all'altro, per dare pace e giustizia al mondo, per conservare la carità, l'unanimità, la concordia nella comunità cristiana, un solo cuore, un solo spirito, nella Chiesa, ma anche nella famiglia, nelle famiglie, nella società intera. Paolo dice ai Filippesi che sono messi alla prova, non è una novità neanche per noi, sono messi alla prova dalle rivalità che ci sono nella comunità, dalla ricerca di qualcuno della vanagloria. Sono messi alla prova anche dalla lotta per la supremazia di qualcuno sugli altri e dalla ricerca del proprio interesse personale. I mali di sempre, delle comunità, della società. San Paolo dice ai Filippesi che la via per ristabilire la carità, la compassione reciproca, la comunione di spirito, il medesimo sentire è quello di avere in sé gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Dice proprio così San Paolo: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. E al centro di questa interiorizzazione di Cristo c'è l'umiltà, il farsi piccoli, minori, il cercare l'interesse degli altri prima del proprio. Si tratta di lasciarsi formare prima nel cuore, ma poi anche nella mente, nella coscienza, dagli atteggiamenti profondi di Cristo. Quegli atteggiamenti che rivelano e danno concretezza alla misericordia del Padre, della quale è pieno il cuore di Cristo. Indicazione quindi questa dell'umiltà, del farsi piccoli, del cercare prima l'interesse degli altri, l'interesse comune, diremmo, indicazioni che si rivolgono ad una comunità cristiana, ma credo siano indicazioni generali che potremmo rivolgere a tutte le nostre comunità, anche alla nostra comunità civile. Molti degli atteggiamenti negativi, distruttivi, sarebbero superati con questo accogliere in sé gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. E Francesco personalmente ha percorso questo cammino. Ricordiamo tutti cos'era prima e cosa è diventato pian piano col passare degli anni. Come si è lasciato trasformare, ha assunto, come dire, una nuova forma, una nuova personalità, simile a quella di Cristo. San Bonaventura, suo biografo e anche suo successore, ritiene questo la chiave di interpretazione della figura spirituale di Francesco. Egli è un alter Christus, un secondo Gesù Cristo, mandato da Dio agli uomini del suo tempo perché tutti ritornassero al vero Signore della vita e della storia. E qui mi rifaccio alle parole stesse di Francesco, prese dalle fonti francescane, dalla lettera ai fedeli, dalla seconda redazione della lettera ai fedeli, quella un po' più ampia, dove, lo diciamo tra parentesi ma è importante, fra l'altro la lingua italiana è già chiarissima ed evoluta, siamo nel 1220 circa, ed è uno dei segni più chiare, più evidenti di come la vita religiosa nelle sue manifestazioni ha contribuito all'unificazione dell'Italia. Dice Francesco: questo verbo del Padre, così degno, così santo e glorioso, il Padre Altissimo lo inviò dal cielo per mezzo del santo suo angelo Gabriele nel seno della santa e gloriosa Vergine Maria, dal cui seno ricevette la vera carne della nostra umanità e della nostra fragilità. Egli, che era ricco sopra ogni altra cosa, volle scegliere in questo mondo, insieme alla Beatissima Vergine, sua madre, la povertà. E prossimo alla passione,
celebrò la Pasqua con i suoi discepoli e prendendo il pane rese grazie, lo benedisse, lo spezzò dicendo: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. E prendendo il calice disse: questo è il mio sangue della nuova alleanza che per voi e per molti sarà sparso in remissione dei peccati. È come un commento alla lettera ai Filippesi, al brano della lettera ai Filippesi che abbiamo appena ascoltato, in modo particolare all'inno ai Filippesi. Noi poi pregò il Padre dicendo: Padre, se è possibile passi da me questo calice. E il suo sudore divenne simile a gocce di sangue che scorre per terra. Depose tuttavia la sua volontà nella volontà del Padre, dicendo: Padre, sia fatta la tua volontà, non come voglio io, ma come vuoi tu. E questa fu la volontà del Padre, che il suo Figlio benedetto e glorioso, che egli ci ha donato ed è nato per noi, offrisse se stesso mediante il proprio sangue come sacrificio e vittima sull'altare della croce, non per sé, per opera del quale sono state fatte tutte le cose, ma per i nostri peccati, lasciandoci un esempio affinché ne seguiamo le orme. Ecco, fin qui il testo della lettera ai fedeli di Francesco. Un testo ricco, preciso dal punto di vista teologico, tutto concentrato sulla figura del Figlio. Il Verbo degno, santo, glorioso, ricco sopra ogni altra cosa, proprio perché possiede la pienezza della divinità insieme col Padre e con lo Spirito. E qui Francesco considera il mistero di Cristo dall'alto, in modo discendente. È il Padre Altissimo che invia la sua parola potente perché in silenzio assuma la vera carne nella nostra umanità, nella nostra fragilità. La discesa dall'altezza di Dio, dall'altezza della sua gloria alla fragilità della nostra carne è annunciata da un messaggero e si compie nel seno della santa e gloriosa Vergine Maria. Di più, ella è diventata complice, compagna del Figlio nella scelta della povertà. Povertà di beni, ma anche povertà per la situazione oscura, nascosta, umile, scelta da loro due. Scelta soprattutto da colui che si è svuotato assumendo la condizione di servo, come abbiamo sentito nell'inno della lettera ai Filippesi. Francesco accentua il contrasto tra appunto l'elevatezza, la gloria e la fragilità della carne. E poi passa direttamente alla Pasqua che Gesù celebra con i suoi discepoli. E l'Eucaristia, un mistero che Francesco scopre sempre più col passare degli anni e che mette sempre più al centro della sua preghiera, della sua devozione e anche della sua predicazione, l'Eucaristia diventa appunto il luogo principale della consegna del Figlio nelle mani del Padre. Egli che aveva sudato sangue, sperando di essere liberato, ma abbandonandosi contemporaneamente alla volontà del Padre, offrendosi liberamente in sacrificio sull'altare della croce. Dunque Francesco celebra l'amore del Padre che non ha risparmiato il Figlio, ma lo ha consegnato per noi, e l'amore del Figlio che si sacrifica non per sé, ma per i nostri peccati, a causa dei nostri peccati. Così, ispirato dall'inno della lettera ai Filippesi e anche dal Vangelo di Giovanni, Francesco vede nell'innalzamento di Gesù sulla croce, nello stesso tempo, anche l'elevazione alla gloria e l'annuncio del suo ritorno da questa posizione dove Gesù manifesta la sua signoria su tutto l'universo. Nella frase finale del testo di Francesco che abbiamo appena letto, si cita l'esempio che Gesù ci ha lasciato affinché ne seguiamo le orme. È una citazione che piaceva molto a Francesco, questo,
per 5 volte la riprende e la commenta nei suoi scritti. Non si tratta di semplicemente riprodurre dei comportamenti esteriori di Gesù, i gesti della sua vita terrena, ma di far proprio il cammino di Gesù, di percorrerlo dal seno del Padre fino al ritorno nella gloria, entrare cioè nel cammino di umiliazione e di povertà del Verbo che dalla sua sede regale venne nel grembo della Vergine, dice sempre lui. Si tratta di rimettere in ogni situazione, anche le più difficili, la propria volontà nella volontà del Padre, se necessario, fino al sacrificio ultimo di sé. Si tratta di entrare, dopo le sofferenze della passione, nella gloria in cui il Padre accoglie il Figlio, per essere là dove egli è e contemplare la sua gloria. Ecco cosa vuol dire seguire le orme di Cristo. E Francesco continua. E tutti quelli e quelle che faranno tali cose e persevereranno sino alla fine, riposerà su di essi lo Spirito del Signore e farà in essi la sua abitazione, la sua dimora, e saranno figli del Padre Celeste di cui compiono le opere e sono sposi, fratelli e madri del Signore nostro Gesù Cristo. Dinanzi a questa prospettiva finale, ma che già comincia qui, dalla nostra azione, dalla nostra vita cristiana, dinanzi a questa prospettiva, a questo compimento, Francesco fa esplodere anche il suo entusiasmo, la sua gioia in un canto lirico. Oh, come santo, consolante, bello e mirabile avere uno sposo. Oh, come santo, come delizioso, piacevole, umile, pacifico, dolce e amabile e sopra ogni cosa desiderabile avere un tale fratello e figlio, il quale offrì la sua vita per le sue pecore e pregò il Padre per noi. Ecco, a quale contemplazione portano la memoria, la comprensione, la reverenza dell'amore che Gesù ebbe per noi e di tutto quello che per noi disse, fece, patì.
alle vette della perfezione evangelica. Lo ha infervorato di serafico ardore per glorificarti con ineffabile giubilo del suo spirito e in tutte le opere delle tue mani. Insignito delle sacre stimmate, lo hai additato al mondo quale fedelissima copia di Cristo crocifisso, nostro Signore. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del Tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, questo sacrificio vivo e santo, in rendimento di grazie. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Francesco, Santa Chiara e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Benedetto XVI, il Vescovo di questa Chiesa Adriano, il suo ausiliare Lorenzo che presiede questa Eucaristia, il Collegio Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza, nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno le nostre sorelle e i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo,
con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Tu sei speranza.
Come sapete tutti voi, il festival è fatto anche grazie a tante persone che hanno creduto prima di tutto in questo progetto, forse nuovo per il mondo francescano, ma che hanno anche lavorato durante tutto l'anno e soprattutto in questi 3 giorni perché fosse fatto in modo che tutto andasse nel migliore dei modi come è stato finora. Il primo saluto e il primo ringraziamento va al Movimento Francescano dell'Emilia Romagna, ai provinciali, alle religiose, ai laici che hanno sostenuto in maniera forte questa iniziativa. E poi a tutti coloro che hanno lavorato dentro il festival, partendo in primis da Fra Giordano Ferri, che è coordinatore, e Cinzia Vecchi, che ha lavorato alla segreteria organizzativa, insieme a tutti gli altri che sono stati coordinatori, Chiara Gatti, Alessandro D'Argento, Suor Gabriella Mazzoni, Suor Daniela Scarpellini, Ettore Valzania. I vari responsabili dei vari settori che hanno reso possibile l'organizzazione delle conferenze, degli incontri, della comunicazione, del coordinamento dei volontari. Li nomino: Fra Antonello Ferretti, Chiara Vecchio Nepita, Fra Dino Dozzi, Daniele Bedogni, Fra Giuseppe Amante, Alessandro D'Argento. E poi i tantissimi, li avete visti, più di 200 volontari che con le loro magliette arancioni hanno lavorato, hanno faticato, ci hanno sostenuto, ci hanno indirizzato in queste 3 giornate. Grazie a loro per il loro impegno, grazie a loro per la loro dedizione anche e per la loro passione che hanno messo nel fare questo loro lavoro. E infine grazie al coro che ha animato questa liturgia con più di 100 elementi, un coro che viene da Vignola e da Bologna e che si è unito anche per rallegrare e animare questo momento di preghiera insieme. Grazie a tutti voi di cuore e grazie e speriamo di trovarci così numerosi il prossimo anno. Vi do lettura di una lettera che a nome della comunità nel Festival Francescano abbiamo mandato al Presidente della Repubblica, al signor Presidente Giorgio Napolitano. Signor Presidente, ancora grazie per essere venuto nella nostra città, la città del tricolore. In questi giorni Reggio Emilia accoglie per la 3ª volta il Festival Francescano con la sua primavera spirituale e contagiosa in tempi quando il buio è attorno a noi. È vero che si vorrebbe annullare inserendolo nel giorno domenicale la festa del patrono, dimenticando tradizioni e storia cara e preziosa della nostra gente reggiana. Ugualmente, nel centenario dell'Unità d'Italia, onorato sempre dalla sua presenza e dalla sua parola, a nome di questa comunità parrocchiale nel cuore della città e a nome di tanti uomini e donne di buona volontà, chiediamo a lei che il 4 ottobre sia il giorno di unità e di religiosità, giorno di festa per tutti gli italiani, con Francesco già patrono benedicente e strumento di pace. Un desiderio questo della storia, ma in particolare un desiderio significativo del cuore della nostra amata terra. Con gratitudine e un saluto cordiale da questa nostra creativa e coraggiosa città di Reggio Emilia. E il mio saluto cordiale e grato va a Sua Eccellenza l'Ausiliare Monsignor Lorenzo, ai provinciali, a Fra Giordano, a tutti quelli che sono stati citati, perché in questi 3 anni abbiamo respirato un'aria primaverile e bella francescana. Che San Francesco, con la regina della pace, aiuti i nostri passi. Pace, bene, sempre a tutti. Buona giornata. Concludiamo questo impegno, direi, soprattutto di evangelizzazione, del quale Francesco è stato un modello nel Medioevo e ancora continua ad essere un grande ispiratore, poiché nell'epoca
nella quale viviamo c'è bisogno di una nuova evangelizzazione, forse proprio come a quei tempi, chiediamo per l'intercessione di Francesco anche per noi questo fuoco, questa carità e questa sapienza che ci permettano di trovare le parole, i modi, gli atteggiamenti giusti per annunciare il Vangelo agli uomini del nostro tempo. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Testimoniate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Thank you.